Per Fano questo momento rappresenta una rinascita, la vittoria della legalità sul malaffare, la società civile che vince sulla criminalità. Un appartamento confiscato alla criminalità organizzata sarà al centro di un progetto di co-housing sociale, ovvero più nuclei familiari che convivono sotto lo stesso tetto per un certo periodo. L'appartamento in questione si trova nel quartiere di Sant'Orso, in via Eustachio 2, e fa parte di un lotto di ben 4 beni confiscati per la Fiscopoli Fanese del 2011, per cui vennero arrestati il re delle vongole, Atos Rosato, ed il commercialista Giancarlo Zaffini. Il bene è divenuto proprietà del comune di Fano nel 2015 ed ora, fra pochi giorni, il primo nucleo familiare, composto da una madre e da suo figlio, stanno per varcare la soglia dell'appartamento per restarci almeno 12 mesi e intraprendere un percorso di inclusione sociale, seguiti da un tutor del Cante di Montevecchio che si è aggiudicata la componente di sostegno. Abbiamo avuto la possibilità di individuare un progetto di inclusione e reinserimento sociale che, dopo la ristrutturazione dell'immobile, ci consente oggi di restituire alla comunità questo bene confiscato. Per Fano questa è una duplice vittoria, precisa l'assessore Marina Barnesi, innanzitutto per essere riuscita ad aggiudicarsi il bene e poi aver presentato un progetto vincente, tra le prime nelle Marche, che, se portato a buon fine, servirà da traccia anche per altre realtà che vorranno percorrere questo cammino. È esemplare anche il lavoro che abbiamo fatto come amministrazione nel riuscire a svolgere tutti i vari passaggi necessari per poter liberare anche dalla condizione giuridica e legale il bene e allo stesso tempo investire per renderlo accessibile. Nelle Marche sono ben 58 i beni confiscati e la provincia di Pesaro Urbino ne detiene il triste primato. Questo però grazie a una legge dello Stato che, seppur datata, consente esperienze di rinascita. Questa legge ha 20 anni, soffre un po' di età adulta, dei problemi dell'età adulta, ma incontra tante esperienze in tutta Italia. È chiaro che nella nostra regione ci sono pochissime esperienze di questo tipo. Oggi a Fano stiamo raccontando una delle più belle che stanno vivendo su gambe di uomini e donne che si sono impegnati a far rivivere questo appartamento confiscato e che viene riutilizzato a favore di persone svantaggiate, donne e bambini che rivivranno finalmente una vita dignitosa alla luce del sole in un luogo che è anche un luogo simbolico di vero riscatto di tutta la comunità. Con le fragilità.